Sono dunque questi i giorni di Ninive. Quando Gesù raccontò proprio ai suoi concittadini che non gli credevano, proprio come è stato scritto nel Vangelo di ieri, in quel tempo i giudei si misero a mormorare contro il Signore Gesù perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Gesù dunque si riferisce a coloro che non credono in lui e chiedevano un segno. E Gesù non operò nemmeno un miracolo con coloro che lo conoscevano. Disse testualmente che avrebbero avuto un unico segno, il segno di Giona. Profeta Giona aveva avuto l'incarico divino di andare nella grande città di Ninive, una città estesa per 3 giorni di cammino, pensate un po', qualcosa come 60 km di lunghezza. Neanche una megalopoli di oggi, per ospitare 120.000 persone. Ma è una città celeste questa Ninive. Lo stesso nome Ninive indica che in questa città c'è Ni-Ni, Ve-Ni-Ni, il Nazareno Gesù e il Nazareno Gesù. C'è il doppione del Gesù vissuto 33 anni, in quel padre suo che ha nel nome stesso il 66, che indica il duo di 33. Ninive e la distruzione di Ninive alludono proprio alla distruzione imminente che ci sarà di me. Questa distruzione dipende da quello che avete letto nella Bibbia e io vi ho letto. Dipende dal fatto che gli abitanti di Ninive e il re di Ninive chiedano perdono a Dio per tutto il male compiuto nella loro vita contro Dio, e si cospargono il capo di cenere. Ma per il Dio venuto in me e condannato a morte per fame sotto 2 ultimi papi, nonostante che il primo avesse promesso avvocatura della fede alla ragione al filosofo che avesse rischiato volentieri per tutto ciò che è bello, buono e santo, e si è trovato me come filosofo. Ma la Chiesa non è stata capace di spogliare le mie ragioni, che spiegavano Gesù con le pure ragioni, dalla mia faccia, mentre il Papa chiedeva che spogliassero dalla faccia di Gesù le ragioni di Gesù, la Chiesa Cattolica non ha voluto spogliare quelle ragioni da me che le portavo. Da me che avevo trovato il coraggio per rischiare volentieri e rischiavo la mia vita. E io mi trovo sempre di fronte a persone che mi dicono: ma perché fai? Perché ti dai da fare? Perché non hai un compito particolare tu? Ma se c'è un papa che provoca un filosofo a cercare nuove ragioni che portano a Gesù Cristo, e io le ho trovate e sono quelle ragioni della verità che salva veramente Dio da ogni accusa, volete che io me le tenga per me? Volete che io prenda tutto questo tesoro di novità che c'è in me, consegnato a me da Dio, per prendere questa luce di questa candela e tenerla sotto il mio letto? 89 giorni oramai mancano, passeranno e il re di Ninive e la popolazione di Ninive non chiederanno perdono alle colpe fatte a Dio,
attraverso quelle fatte a un ultimo degli ultimi, ossia a me. Con Gesù che disse che tutte le cose fatte a uno dei più piccoli erano fatte a Dio, con Gesù che afferma questo, la Chiesa ha tollerato che al più piccolo che si fosse in me, tanto piccolo da credersi che da un piccolo così nulla di buono possa uscire, proprio mentre sapeva che ero un piccolo, non era la Chiesa di Cristo che esalta i piccoli e li eleva ai più grandi, no? È la Chiesa che nel nuovo sistema che ha capovolto letteralmente Gesù Cristo, se si trova un piccolo, per lui è piccolo. Se si trova un grand'uomo, per lui è un grand'uomo. E guai se un santo esce come un vero piccolo che non si sia imposto nel mondo. Guai! Padre Pio è stato proprio la prima immagine che Dio ha voluto dare della sua presenza nuda e cruda nel mondo, ma in un personaggio che non avrebbe manifestato nessuna grandezza in sé. E Padre Pio è stato maltrattato allo stesso modo con il quale sono stato maltrattato io. Perché quando il fondatore dell'Università Cattolica è andato lì a farci le pulci, gli chiedeva perché se così fosse era un presuntuoso, se aveva soltanto qualcosa da aggiungere nella ricchezza dei fiori fatti da Dio, allora era un empio. Ecco il grandioso fondatore dell'Università Cattolica di Milano. La stessa cosa fatta con me, ma con me è ancora più grave, perché io non ho stimmate da mostrare nelle mie mani, io ho solo l'opera delle mani che non sono poi le mani queste reali, sono le mani che sostengono lo Spirito Santo della verità. È la verità che io dico che vi salva, ma quando l'uomo si muove contro la verità e costringe un povero portatore della verità a digiunare 112 giorni tra un papato e l'altro, e si chiama Paolo, Torquato Romano, Petrò, e ha in sé la Ie di Jesus, e diventa Pietro o Romano, digiuna 112 giorni perché il buon pastore lo tiene lontano dal suo gregge e non lo accoglie nel suo gregge, gli sbarra le porte dopo che lo ha chiamato, lo costringe a morire di fame dopo che lo ha chiamato. La Chiesa Cattolica ha avuto una cosa così mostruosa che sarebbe mostruosa se fatta a un uomo normale, ed è stata fatta proprio a Dio. E non se ne rendono conto, e Papa Benedetto XVI non chiederà perdono, perché non si metterà la cenere sul capo, non farà come quel re che era di un'altra fede e credette in Dio.
questo Papa è il Papa di questo Dio e non crede a questo Dio. Perché? Perché se lo aspetta finalmente venuto a dar segno di sé, con la potenza. Ma la potenza in questo mondo è di Satana. Satana è chi promise a Gesù nel deserto: ti farò l'imperatore del mondo se mi segui. Gesù scelse la via della croce. Non del giovane ricco che si converte a Cristo e lo segue dopo di aver venduto tutto. No, è proprio la Chiesa che ha idealizzato quel giovane ricco lì, che era una persona veramente avveduta, che sapeva di essere un operatore di bene e si guardava bene da evitare di esserlo. Anzi, doveva lottare perché 100, 1000, tutti fossero come lui. Guai a togliersi di mezzo questo grande democristiano, guai, perché? Oh, se crolla lui, cosa fa Dio? Come può Dio regnare se non ci sono prima gli uomini a farlo? Dio suscita figli di Abramo dalle pietre. La povera Gerusalemme sarà costretta di nuovo a fare la fine che era stata minacciata a Ninive, perché a Ninive sarà ucciso quel Nini, quel duo divino che comprende il Nazareno Gesù, e essendo tutto simultaneo e non posposto, come è stato il caso di Gesù, che ha dovuto aspettare 35 più 35 anni dopo per vedere la vendetta divina contro Gerusalemme che gli ha ucciso il figlio, questa volta, quando ci sono tutti e due assieme lì a morire, il pericolo proprio di questo tempo che abbiamo davanti è la distruzione di Ninive. Dio lo ha fatto capire, balenare anche attraverso il calendario Maya, che con il tempo di Cristo non c'entra proprio niente, ma i tempi sono quelli. Riferiti alla vita di Cristo, ecco che quel è proprio il 1000 e non più 1000 che comincia da quell'anno 12 della vita di Gesù, quando abbandonò la casa del Padre terrestre per occuparsi della casa del Padre celeste. Il tempo sembra passato. Questa fede che è così abbarbicata agli ideali fumosi e così poco attenta alla realtà delle persone e va contro le persone senza rendersi conto che facendo così va contro a Dio, il che è gravissimo quando si tratta dell'operato di un principe della Chiesa. Questa Chiesa è destinata a passare, perché è arrivato il momento in cui una sola sarà la fede, quella di quell'impero romano che fu fondato in quel 1936, in cui mia madre accettò di sposare mio padre. Quel nuovo impero romano, ridicolo, con l'imperatore Vittorio Emanuele III, fu il segno del vero impero romano che ci sarebbe stato e non sarebbe crollato mai più. Non perché a Roma, ma perché la figura di Dio si era presentata infine proprio in un romano. Romano di nome, Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, con questo nome, il nome segreto di Dio.